il pallone sulla sinistra, poi il traversone con il colpo tentato al volo da parte di Petrone, la parata bassa di Massari, primo squillo della partita, dodicesimo. Primo angolo per la formazione di Quattromini, pallone che schizza, prova la conclusione di controbalzo Dorati, pallone lontano dalla porta di Massari. Petrone, palla per Zumpano, il numero Zumpano, area di rigore, Zumpano alto il sinistro, c'è anche la deviazione del Cinisello, 21esimo, Brescia ancora pericoloso. Battuto subito Dorati, pallone per Zumpano, su di lui Pecorini, Menghetti, traversone di prima intenzione, svetta Ghidelli e poi addirittura la rovesciata in gol, la rovesciata in gol di Cesana e il Bresso è in vantaggio al 39esimo. E non c'è tempo di battere questo calcio di punizione da parte del Bresso, tutti negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero. Bresso in vantaggio qui a Cinisello per 1-0, la rovesciata di Cesana al minuto 39. La battuta del numero 8, svetta Ghidelli con la palla che sembra addirittura scheggiare il palo della porta di Massari. Baldon, servito da Longoni, Baldon ci prova con il destro che rimbalza praticamente davanti a Castoldi andando a infilarsi nell'angolino, settimo minuto, la rete di Baldon, l'1-1. Papapico praticamente serve Albertini che prova la conclusione a giro, sfera fuori. Petrone, il calcio e poi Ghidelli, un po' Massari, lo stesso Massari che poi riesce a recuperare sulla conclusione cercata dal Bresso, ci ha provato Dorati. Petrone, la sua battuta con la palla che va un paio di metri lontana dal bersaglio grosso. Palla buona per la corsa di Longoni dentro l'area di rigore, Alitto e il palo poi da parte di Rossini nell'azione più clamorosa per il Cinisello dopo il pareggio di Baldon alla mezz'ora. Lo invece forse si aggiusta il pallone con un braccio, Alitto, l'ultimo tocco di Dorati con il corpo, angolo per il Cinisello. Angolo già battuto, Baldon, Alitto con il traversone, colpo di testa, attenzione da parte di Pecorini, col pallone ancora buono, Baldon che ci prova, sfera alta. Attenzione al pallone per Alitto, ci prova con il destro costringendo Castoldi alla deviazione importante in angolo, minuto 43. La battuta di Alitto, nessuno interviene se non Dorati, attenzione però, pallone ancora buono, Pecorini che calcia o meglio crossa e Lovece con il suo sinistro deviato da Cesana per il corner numero 8 in questo secondo tempo per il Cinisello, ormai nel 50esimo. Battuta ancora, poi al centro il pallone, la girata di Lovece, il colpo di testa sul secondo palo e Cinisello in gol con la Vizzari.
Primo tempo ben giocato, siamo entrati per fare la partita, lo sapevamo, avevamo molta rabbia per la settimana scorsa, quindi volevamo una reazione, ho chiesto subito di entrare forti e devo dire che il primo tempo secondo me è stato ben giocato, abbiamo creato i due contro uno, siamo arrivati più volte a concludere, un poca lucidità sotto porta che ha inciso ovviamente nel non chiuderla, gran gol di Cesana e poi nel secondo tempo siamo secondo me ripartiti anche degnamente. Alla prima loro situazione abbiamo preso un gol, probabilmente abbiamo dormito noi, perché se non accorci su uno che calcia dal limite dell'area è chiaro che rischi di prendere gol. Infatti sull'1-1 poi è cambiata un po' la partita, loro ci hanno creduto, noi siamo un po' calati fisicamente e poi il finale l'avete visto tutti, un po' discutibile, però voglio dire il calcio è fatto di episodi, è fatto anche di questo, quindi bisogna essere bravi a far subito chiarezza nelle cose che sono successe all'interno dello spogliatoio e alzare la testa, ripartire come è giusto che sia, perché il campionato non è finito, i conti li facciamo sicuramente alla fine. Mi riferisco ovviamente a delle situazioni che a fine partita si possono generare da quello che accade quando perdi al 98esimo, 99esimo su situazioni discutibili. È chiaro che ti trovi a dover mettere le pezze sul nervosismo, mi riferisco solo a quello. Spogliatoio compatto, unito, siamo consapevoli della nostra forza, delle nostre debolezze e lavoriamo su quello, fuori discussione. E gli ho detto che se volevamo avere possibilità di recuperare, quindi l'obiettivo era recuperare il gol, quantomeno poi pensare a dopo, era quello di entrare in campo con un altro atteggiamento, e soprattutto andare a fare quello che noi siamo più bravi a fare, andare a giocare palla nella tre quarti avversaria, cosa che abbiamo cominciato a fare sempre più in crescendo, e poi c'è stato questo gol nel finale che devo dire è stata una goduria pazzesca, ecco, senza voler prendere in giro o offendere nessuno, ecco, parlo nel discorso cinisello. Anche perché questa era una partita fondamentale per avere ovviamente alcune speranze. Sì, questa, dato i ragazzi, eravamo insieme da fine ottobre, fine novembre, abbiamo lavorato tanto, hanno lavorato tanto, abbiamo sudato tanto, abbiamo avuto dei momenti molto difficili a cicli e oggi però è arrivato il momento nel quale tutto questo poteva dipendere da noi, quindi vincendo questa partita poteva sancire il fatto che oggi Cinisello potesse restare quantomeno ufficialmente nella zona playoff. Adesso c'è, come dicevi te, c'è tanto da fare, ci sono ancora 4 partite, però adesso insomma è arrivato, come posso dire, la consacrazione di un lavoro di tanto sudore buttato sul campo da parte dei ragazzi e siamo contenti, avanti così. Simone, sicuramente un match winner insomma un po' inaspettato, se vogliamo. Sì, abbiamo giocato bene, abbiamo pressato e all'inizio eravamo un po' titubanti, poi il secondo tempo mi è stato discorso e tutto, siamo entrati carichi e abbiamo vinto, l'abbiamo portata a casa, contento. Si può dire al posto giusto, al momento giusto per quanto ti riguarda? Sì, mi è andata bene, dovevo stare dietro, poi all'ultimo, tanto ormai eravamo 1-1, sono salito e poi è andata bene anche la palla, sono buttato e abbiamo fatto il primo gol, finalmente. Anche perché chiaramente i 3 punti servivano come il pane, no? Per questa rincorsa ai playoff. Per essere ancora in corsa era importantissimo, cioè dovevamo fare per forza i 3 punti perché un punto non ci bastava. Ci è andata bene allo scadere del tempo, siamo ancora più felici e quindi adesso testa bassa, pedalare e adesso vediamo come va.